Ragazzi, ragazzi, dallo stadium Juve Sassuolo 3-0. Tre pere, direi gran vendetta rispetto all'andata, gran prestazione, con alcune imperfezioni, sbavature, momentini che potevano essere gestiti meglio, ma nel complesso, ragazzi, io da quando mi sono messo lì a guardare sta partita sono stato seduto dall'inizio alla fine, non ho avuto mai la sensazione di poterla perdere sta gara, mai. E io ricordo che l'anno scorso, quest'anno, anche all'inizio, c'era un po' di debolezza, c'era un po' di gelatina, era una squadra gelatinosa la Juventus, a volte reggeva gli urti, a volte sprofondava su se stessa. Invece, ragazzi, stavolta veramente io ho visto una squadra forte, che mi ha ricordato veramente la Juve forte degli anni scorsi. Ora, la qualità sicuramente è inferiore, però io in termini di gestione della gara, insomma, sempre in controllo. Siamo stati dal primo all'ultimo minuto sempre in controllo. C'è stata un'unica azione sul 2-0, un contropiede ben condotto dal Sassuolo dove Berardi tira e Szczęsny fa una bellissima parata. Però al di là di quello io ricordo pochissime occasioni. L'Orientè con le polveri bagnate, Pinamonti non se ne parli nemmeno, probabilmente anche lui è finito nello stesso borsello dove c'è Lukaku, di Bremer ovviamente. Dietro Rugani, a parte qualche sbavatura iniziale che l'Orientè gli ha dato fastidio, secondo me ha tenuto botta e ha fatto bene. Una squadra veramente, ragazzi, quadrata, con bravura abbiamo ottenuto dei gol, perché Vlahovic fa due prodezze balistiche importanti, la punizione e quel tiro da fuori area, poi va Chiesa a chiudere tutto e archiviare la pratica. Però non c'è un cavolo da dire, questa è la prestazione perfetta. Tu vinci 3-0, subisci il minimo, qualche sbavatura e qualche imperfezione anche agli avversari la lasci, perché comunque il Sassuolo, al di là di tutto, la classifica è disastrosa, ma con le grandi ha sempre la voglia di trasformarsi, di diventare la classica guastafeste di turno. Lo ha fatto a San Siro con l'Inter, poteva farlo anche qua e non c'è riuscita, perché ha trovato una Juve veramente coi coglioni, che senza avere neanche la pressione del risultato dell'Inter, di questo 5-1 roboante, di questo 5-1 impressionante, la Juve con grande maturità, con grande tranquillità ha spazzato via completamente il Sassuolo. Queste sono le note di questa partita, una partita che è iniziata con un cambio improvviso di formazione, perché alla vigilia si dava sicuramente UEA come il potenziale titolare di questa gara, e invece è partito subito Kostic. Anche qua Kostic, mi manca sempre qualcosa, cioè è un eterno incompiuto quest'anno. Mi manca sempre qualcosa, fa quasi tutto bene e poi si perde in un bicchiere d'acqua nelle ultime scelte. Però tutto sommato oggi ha fatto anche una discreta partita, con tanti errori. È stato uno che ha fatto più errori, insomma, anche con un Rugani incerto all'inizio, ma poi Rugani, ragazzi, è cresciuto come un turbo diesel. Piano piano, ragazzi, non è che l'ho visto faticare, l'ho visto barcamenarsi in acque cattive. No, dopo, calmata la tempesta iniziale, ha gestito alla grande il tutto. Bremer, ragazzi, io sono dell'idea che se lanciate un sasso dentro l'area acchiappa anche quello, cioè ferma tutto, è una diga, una cazzo di diga, cioè questo qua, se già lo torna agli antichi fasti fisicamente, cioè con Gatti, oh, si crea una difesa veramente interessante, veramente molto interessante. A centrocampo cosa è mancata? Manca un po' di velocità e spesso anche di comprensione anche dei posizionamenti, nel muoverci senza palla, nell'aspettare la ricezione palla. Ho visto un Allegri parecchio infervorato spesso per le posizioni dei nostri quando, insomma, la dovevano aspettare la palla, eccetera. Ho visto sicuramente Allegri molto incazzato, molto attento a questi dettagli, al posizionamento dei ragazzi quando stanno lì fermi in attesa del pallone. Spesso Kostic non dava la larghezza e l'ampiezza del campo e si è incazzato un paio di volte là. Si è incazzato un paio di volte con Locatelli e con le mezze ali perché giocavano troppo schiacciati in orizzontale e non davano invece ampiezza da quel punto di vista in orizzontale e in verticale. E cioè giocavamo tutti sulla stessa linea, invece uno doveva stare un po' più indietro, un altro più avanti, c'era uno scaglionamento fatto alla cazzo di cane in certi frangenti.
E Allegri questa cosa l'ha spesso sottolineata. Però tutto sommato, ragazzi, che vi devo dire? Le azioni, i contropiedi, io credo che io ve li abbia gestiti bene, ma aggiungo anche che Vlahovic secondo me ha fatto una gran partita sul piano tecnico, ha gestito palla, smistato palla, ha tenuto bene botta gli avversari, e badate bene che era tra i più insomma attenzionati dalla difesa, eppure ragazzi se l'è cavata alla grande. Cambiaso oggi gli è mancato qualche spunto secondo me là davanti, spesso teneva tanto palla e si intestardiva, però ragazzi tecnicamente veramente bravo, devi imparare a scaricare prima, a fare delle cose fatte meglio con gli scambi col pallone, ma fate secondo me una discreta partita. Ragazzi, non trovo insufficienze in una partita che finisce 3-0, non ho neanche troppe critiche da fare, se non la gestione di certi momenti della gara, che ci addormentiamo e ci schiacciamo di nuovo. Ma ragazzi, tutta questione di testa nello stare 90 minuti all'interno della partita, perché spesso l'atteggiamento è un pelo passivo nello spostarsi quando magari gli avversari girano e cambiano campo e fanno circolare la palla benino. Poi ripeto, i cambi, potevo aspettarmi un Nicolussi Caviglia in campo al posto di Locatelli, magari per dare un po' di fiato a Loca, ci poteva stare. Invece è entrato Alessandro nel finale, per fortuna che avevamo già fatto i gol che dovevamo fare, abbiamo chiuso la pratica. Però ragazzi, Alessandro basta, cioè, che ve lo dico a fa. Altre cose da segnalare, questa squadra con un centrocampista, ragazzi, che movimenta molto bene l'attacco. Uno come Samardžić secondo me può giocarsene effettivamente per lo scudetto. Oggi ho avuto la sensazione di una squadra forte. Fine. Oggi la Juve ha dimostrato di essere forte. E lo sapevamo tutti che era forte, ma era il forte virgola ma, con riserva. Questa squadra è forte. Se canna significa che ci sono altri problemi. Oggi ho fatto la partita corretta che doveva fare col Sassuolo e l'ha fatta bene. Molto molto bene. Quindi io ho veramente poche cose da criticare alla Juventus di oggi. Fine, se giocassimo sempre così, mettendo le palle in testa all'avversario, controllando il controllo della partita. Avete presente la percezione di... c'è troppa distanza, no? Tra le due, le vedi che una governa la partita e l'altra può andare, provarci, eccetera, ma sbatte contro un muro. E era così, ragazzi. Se solo ci provava ogni tanto, sbatteva, la Juve ripartiva e avevi sempre la sensazione che potesse far male. Quello avere la partita in controllo. E oggi la Juve ha dato quella sensazione là. C'è da essere contenti di questa prestazione. Portiamo a casa questo risultato, portiamo a casa questi 3 punti. Guardate bene, poi l'Inter inizia la Supercoppa. Voglio vedere come reagiscono a livello emotivo, perché quando rientrano dalla Supercoppa hanno subito lo scontro diretto con noi, e noi siamo più avanti in classifica, magari se vinciamo anche la prossima con Lecce, però con una partita in più. E là diventerà un giochino mentale, psicologico, ed è importante vincere. Era importante vincere oggi, sarà importante vincere anche la prossima. Non molliamo un cazzo, ragazzi. E poi lo spirito di questo gruppo, che è veramente clamoroso. Ho visto una squadra veramente unita, coesa, tutti a festeggiare, i giovani. C'era Asa in panchina, festeggiato anche lui, si è buttato in mezzo alla mischia. Cioè, mi pare un gruppo veramente coinvolgente, dove tutti si sentono parte integrante. Uno vale uno, come si diceva anche in politica, ma stavolta il paragone è sensato, non è insensato. Detto ciò, ragazzi, che vi devo dire? Io vi ringrazio per l'attenzione. Domani mattina usciranno sicuramente le reaction dallo stadio. Vedrete delle scene interessanti con le sclerate di Allegri. Le ho filmate un bel po' e quindi ve le potete gustare. E ve le magari vi faccio anche un recap di che cosa lì vi spiegherò, ve la contestualizzerò la sclerata di Allegri. Però ripeto, oggi ci portiamo a casa 3 punti strameritati, stiamo sempre là a mettere il fiato sul collo all'Inter, e niente ragazzi, sempre fino alla fine, forza Juve!